Siamo in Italia, dove vivo e lavoro. Ci troviamo al centro stile e io sono il capo del design Fiat. In tutto il mondo la gente guida le auto che io e il mio team abbiamo disegnato. Quando le guardo, le tocco, le guido, mi accorgo che hanno un'anima. Loro sono un po' i miei figli e fanno parte della mia vita. Adesso ho anche un figlio cinese. Viaggio. La Fiat Viaggio è l'incarnazione di una berlina soprattutto moderna, capace di resistere alle mode temporanee e soprattutto capace di incarnare questa fisionomia da berlina agile. La Fiat Viaggio mostra proprio nella conformazione del cofano e nella sua identità di grafica anteriore fatta dalla calandra e dai proiettori l'elemento più riconoscibile. L'abitacolo della Fiat Viaggio è concepito per offrire una situazione di grande comfort nella percezione dei colori, dei materiali e delle zone legate alla strumentazione, per sia dedicata a chi guida. Ma sono i passeggeri a fruire di questo comfort speciale che la Viaggio offre soprattutto nel concetto dei materiali. Qui l'italianità e il fare, diciamo, design del colore dei materiali in Italia ha garantito una qualità e una sensazione di comfort che sono al di sopra della media per questi veicoli. Credo che la Cina sia oggi in grado soprattutto di recepire e assorbire molte delle culture europee, specialmente da quella italiana, una capacità di realizzare progetti unici. Penso che in un'economia così rapida e così in veloce ascesa, un prodotto come la Fiat Viaggio possa veramente rappresentare l'avanguardia nel settore delle berline e delle vetture di questo segmento. Lungshen Lutz Mei Li.